Ciao a tutti, oggi vi voglio fare vedere questo attrezzino qua e si chiama Fuse della Weird Memory Keepers ed è questo. Io l'ho preso da bricotutto.com e dentro la scatola trovate le due rotelline, le faccio vedere. Una ha la punta ed è così, e l'altra ha la rotellina ed è così. Vedete? Poi dentro la scatola abbiamo per mettere l'attrezzino quando è caldo, e in più abbiamo questa che serve per fare le linee dritte oppure anche ondulato, vedete? Ora io userò questo e farò una carta natalizia. Quindi metto e avvito la mia punta. Mi raccomando, sempre con la spina staccata, altrimenti vi bruciate. Ora l'attacco e vi faccio vedere quello che ci vuole. Bene, ora mentre il fuse si riscalda, deve essere ben caldo, mi raccomando, vi faccio vedere quello che ci serve per la nostra card natalizia. Allora, io premetto, ci ho messo abbastanza cose, però poi voi potete gestirvi come più vi piace. Innanzitutto abbiamo bisogno di questo foglio. Io ho preso quei fogli, quelle buste che si mettono ad anelli. Poi io ho usato anche i gelatos, ma voi potete usare qualsiasi colore, anche acquerellabile, come volete. Oppure potete prendere già delle carte già fatte. Poi dei brillantini medi, non tanto fini. Dei tamponi, il toppino della colla. Poi io qui ora non so cosa mettere, comunque ho scelto, vedete, delle paillettes, delle microsfere, delle stelline, e qui abbiamo paillettes a fiorellini e qui di diversi colori. Poi serve un nastrino, io ho fatto due piccoli nastrini natalizi, guardate, vedete? Io mi sono procurata anche degli adesivi per fare tridimensionali 3D, dei timbri che adesso vedrò quale scegliere, di Natale sempre, una pieghetta che ci serve per verificare se il fuse ha chiuso tutto. Poi io mi sono fatta con una fustella, vedete, questi sono dei pacchetti, dei fiocchi di neve. Poi cosa ho dimenticato? Ah, io ho usato per fare i fiocchi di neve questa fustella qui con la big, ed è la più piccola, questa qua che vedete. E poi ho usato questa fustella qua. Poi mi sono già procurata il cartoncino per fare la card. Io ho usato un foglio A4 e poi l'ho piegato a metà. Ho fatto questo. Questo mi sono fatta la sagoma, ho tagliato,
e l'ho colorato appunto con i colori Gelatos e gli ho fatto l'effetto neve con in rilievo, se si vede, bagnato nel gesso e poi ho fatto dei piccoli puntini. Io ho usato un bulino, che questa poi andrà posizionata qua, in questo modo qui. Ora iniziamo. Allora, prima di tutto dobbiamo disegnarci il nostro albero e io ho la sagoma leggermente più grande di questo. Vedete, se io lo metto qui sopra è leggermente più grande. Io questo l'ho tagliato con la silhouette, ma voi potete tagliarlo anche a mano, disegnate e poi lo tagliate. Io ho fatto questo per avere un riferimento di dove tagliare. Ci prendiamo un foglio bianco e lo mettiamo sotto. E ora iniziamo a tagliare con il foglio. Quindi mi posiziono il mio albero e con questo mi vado a tracciare tutto il contorno, lasciando aperto il pezzo in alto. Io lascio aperto, potete lasciare anche in basso, però io preferisco in alto, per poi mettere dentro i nostri pezzi, le nostre cose. Quindi incomincio a tracciarmi. Ora qui lo tagliamo e la punta la faremo poi dopo. Vedete? Questa è la nostra sagoma. Vediamo se è venuto tutto chiuso bene. Ci prendiamo la nostra pieghetta. Vediamo se è venuto chiuso. Ok. Ora vediamo come inserire dentro. Io mi sono presa un coggiottino così e ora vado a mettere dentro un po' delle mie cose. Poi, una volta che avete messo dentro tutto, scusate, ma i brillantini fanno un po' di... Riprendiamo il nostro fuse, mettiamo ancora sopra e finiamo di fare la punta. Ed ecco qua il nostro alberello pronto per essere messo sulla card. Bene, ora ci prendiamo la nostra base e mettiamo il nostro alberello. Quindi diamo la colla ora diamo la colla tutto attorno
io l'ho fatto un po' più piccola. Ora facciamo i nostri abbellimenti dopo la carne e di qua si scrive, poi gli farò anche la busta. Ora mettiamo i nostri abbellimenti. Come ho detto, io ho fatto i fiocchi di neve e ne mettiamo. Io non gli ho dato nessun contorno e le inizio ad attaccare. Poi prendiamo le nostre scatoline, ma le attacchiamo con il biadesivo tridimensionale. Guardate come viene. Ora gli faccio la stellina, prendo che la facciamo qua, prendo il blocco e la facciamo gialla. Ripulisco la mia stella, prendo la mia stellina, metto un po' di colla qua, riposiziono sopra. Prendo il glitter, in questo caso l'ho scelto bianco, ed ecco qua la stella glitterata. Con il rosso ed ecco qua la nostra card terminata. E dentro possiamo scrivere il nostro bigliettino. Io questo è un video per farvi vedere principalmente questo attrezzino qua. E così ho deciso di fare questo. Spero che vi sia stato di vostro gradimento. Voi potete fare qualsiasi motivo che volete. Spero che vi sia piaciuto e per qualsiasi informazione o volete qualche chiarimento, scrivetemi nel box o mandatemi un'email. Per ora è tutto, alla prossima, ciao!